parola qualità è una parola molto importante e soprattutto impegnativa. Possiamo dire che noi, il nostro prodotto, prima di metterlo dentro il sacco, la farina e il grano, prima il grano e poi la farina, vengono analizzate complessivamente 6 volte. E vi spiego un procedimento. Analizziamo e praticamente selezioniamo i grani in partenza e prendiamo il primo campione con l'analisi sul posto. Rientriamo con i campioni in sede e facciamo la seconda analisi, sempre con dei macchinari a infrarossi. Dopodiché questi campioni di grano vengono bagnati, condizionati e vengono macinati con un molinetto da laboratorio. Siamo alla terza, quindi, analisi. Siamo quindi alla terza analisi. Dopodiché praticamente diamo l'ok al nostro fornitore. Abbiamo scelto il magazzino A, B, C, e dai quali cominciamo ad attingere e a ritirare. Arrivano in sede i camion con il grano dei magazzini A, B e C, vengono rianalizzati quindi per la quarta volta. Dopodiché, per controllare se realmente il nostro fornitore ci ha fornito il prodotto richiesto oppure ci ha cambiato il prodotto. Dopodiché, quando questo tipo di grano viene macinato, viene rianalizzato per la quinta volta, e allorché vengono miscelati vari tipi di farine di grani diversi e otteniamo il prodotto finale che subisce l'ultima serie di analisi. Quindi sono le 6 serie di analisi. Possiamo dire che con questo modus operandi di lavorare che abbiamo possiamo garantire veramente una qualità e una costanza di prodotto.